Eccoci, buongiorno, benvenuti. Apriamo anche oggi le porte di casa nostra, il martedì e il giovedì, in diretta rigorosamente alle 14.45. Torna a casa di Nutella, edizione numero 16, che va su blogsicilia.it, sui social del gruppo, ma anche in contemporanea diretta sul canale 16 di Video Regione. Vi ricordo la replica alle 21.30 e poi in differita alle 18 su RMB Radio Fantastica, che saluto perché ospita da un paio d'anni questa produzione chiamata appunto Casa Minutella. Allora, intanto grazie, martedì scorso eravate in tanti, avete commentato, avete condiviso, fatelo anche adesso, condividete la nostra diretta. Puntata da non perdere, già con noi qui in studio il presidente dell'Assemblea Regione Siciliana, Gianfranco Vicci, che faremo due chiacchiere con lui insieme a Nino Amador, ci collegheremo con Cateno De Luca. Intanto, presidente, buongiorno, bentornato in casa Minutella. Questo lo possiamo fare. Nino, buongiorno, benvenuto in casa Minutella. E poi ci collegheremo con Cateno De Luca, sindaco di Messina, il mitico Cateno De Luca. Poi sentiremo Red Ronnie, Andrea Peria che si occupa di cinema e Gianni Nanfa che si occupa di teatri, e sentiremo i loro pareri. Tutto questo dopo la sigla, e poi arriva Nicoletta Lobue, una donna, la più bella. Sigla! Eccoci, bentornati in diretta, archiviata la sigla anche oggi. Gli ospiti ve li ho già presentati, andiamo in redazione da Nicoletta Lobue. Nicoletta, buongiorno, benvenuta in casa Minutella, bentornata. Ciao Massimo, ciao a tutti gli amici di casa Minutella e benvenuto, diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Allora, diamo una velocissima carrellata ai titoli della homepage di oggi, vediamo un po' che succede in Sicilia e nel mondo, prego. Sì, allora, Covid-19, vertice tra Regione e Ministro Boccia, intanto arriva all'ARS il DDL siciliano. Sul territorio della Regione siciliana l'esercizio e la ripresa graduale delle attività economiche, produttive, culturali, ricreative, sportive e delle relazioni sociali è disciplinata in ragione dell'andamento epidemiologico e comunque entro i limiti e gli interessi generali, cui si uniforma la legislazione dello Stato. Questo è il cuore del disegno di legge approvato ieri dal Governo Musumeci riguardo il DPCM sugli orari di chiusura di bar e ristoranti. E poi ancora, pronto soccorso a Palermo, di nuovo al collasso, pieni di pazienti Covid in crisi civico e cervello. Allarme nel Ragusano, 64 positivi a Comiso, una scuola chiusa a Vittoria. Medici del reparto di reumatologia del civico spostati in ansia, 2000 pazienti. Poi ancora, invece adesso ci spostiamo riguardo l'argomento ARS, Gennuso fuori dall'ARS, rigettato ricorso. E poi ancora, prestiti a strozzo con interesse del 120%, finanza arresta l'aguzzino di un ristoratore in difficoltà per il Covid-19. Sequestrate 28.000 mascherine dalla Guardia di Finanza. Poi ancora, sempre più insomma notizie potete trovarle sul sito di blogsicilia.it. Bene, allora comincio a raccogliere un po' le domande per interagire con noi in diretta. Intanto, presidente, allora, prima di lasciarti le domande delle persone che peraltro sono collegate, vediamo se c'è collegato anche Cateno De Luca, mi dicono alla regia che era collegato, quindi vediamo se ce l'abbiamo. Auguriamo anche il buongiorno a Cateno, sindaco di Messina, perché anche dobbiamo chiarire una cosa con lui che è successa martedì, che ora ti racconto. Intanto però, prima che di collegare Cateno, la domanda è: sto DDL c'è, non c'è, posticipiamo alle 23, racconta. Ma certo che c'è, abbiamo fatto una giornata di lavoro 3-4 giorni fa, intensissima,
Abbiamo fatto capire che noi questo DPCM del governo non lo reggiamo, c'è niente da fare, non lo possiamo reggere. Noi siamo un'isola in cui sono già stati buttati 9 miliardi di produttività di PIL. 9 miliardi di PIL significa che sono entrati di fatto nelle casse dei siciliani 9 miliardi in meno rispetto all'anno precedente. E peraltro tutti sono andati in difficoltà e la regione, non essendoci produttività, quindi non essendoci fatturato, non gode delle imposte su questo fatturato. Quindi alla regione verranno a mancare 2 miliardi e mezzo, con cui normalmente si danno gli aiuti alle imprese. E le imprese stanno molto peggio perché non fatturano più, per cui siamo in una situazione veramente già enormemente difficile. Ora, in Sicilia ci hanno dichiarato zona rossa perché abbiamo avuto in tutta la Sicilia il numero di contagiati che ha avuto meno del numero dei contagiati che ha avuto la provincia di Como. Noi in Sicilia abbiamo avuto fino alla prima mandata, diciamo, non siamo arrivati a 5.000 contagiati, la provincia di Como ne ha avuti 5.000 e passa. E ci hanno dichiarato zona rossa. Io l'altro giorno, tanto per dare un esempio, sono stato, c'era la campagna elettorale a Favignana, tutto chiuso, gente disperata. Contagi? Zero. Zero. Ora si può fare fallire un territorio che non ha avuto un solo contagio. Qua in Sicilia ne abbiamo avuti 5.000. Ora stiamo attenti, guai a chi mi prende per negazionista. Io non dico che non ci sia il Covid, ma certo io so come risultato 9 miliardi persi da un lato, meno 1% di morti rispetto all'anno scorso. Meno 1% rispetto all'anno scorso, dato Istat uscito, lo potete andare a controllare tutti, non sono cifre che sto dando a prestito. Per cui, se abbiamo avuto l'1% in meno di morti rispetto all'anno scorso, ditemi che cos'è questa peste. Se ogni volta diminuiamo dell'1%, ogni anno la vorrei io questa peste. Allora qualche errore è stato fatto per forza e bisogna capire qual è stato l'errore. A mio avviso, mi potrò sbagliare, ma credo di ragionare molto sulle cose prima di dirle. Non dovevamo essere dichiarati zona rossa. Non eravamo nelle condizioni di dover essere dichiarati zona rossa. Dovevamo fare tutte le precauzioni di questo mondo, dovevamo avere esattamente quello che è successo nelle altre regioni, ma noi siamo un'isola. Nel momento in cui viene chiusa Messina e ci sono gli aeroporti chiusi, non poteva venire nessuno a contagiarci. Quindi da quel momento in cui è stata chiusa Messina, mi dite il motivo per cui abbiamo fatto fallire tutti? Abbiamo fatto fallire l'intera isola. Non c'è più un commerciante che sorrida, non c'è più un ristoratore che possa sorridere, non c'è più un negozio che resti aperto. Il numero di cessate attività che abbiamo in giro camminando per le strade è allucinante. Perché cosa? Per avere l'1% di morti in meno dell'anno scorso. L'errore colossale, scusami se mi prendo ancora 30 Prego. secondi, del governo Conte qual è stato? Quello di considerare l'Italia è tutto uguale. Ora, l'Italia non è tutto uguale. E nel momento in cui tu dichiari la zona rossa, nel momento in cui tu dici che alle 18 non si può uscire più, che dalle 18 in poi c'è il coprifuoco, non si tiene conto del fatto che a Milano, dove io ho abitato per 11 anni, io alle 7 già mangiavo a casa, alle 7 di sera. In Sicilia si apre alle 4. Si apre alle 4:30, fino alle 8, ancora i negozi sono tutti aperti. Se tu alle 18 obblighi alla chiusura, significa che gli hai detto non aprite più. Uguale, aprite solo la mattina. Gli fai perdere tutto il pomeriggio. Altro motivo, se fino all'altro ieri i ristoranti andavano bene con la separazione tra coloro che mangiavano, con le mascherine, con tutto quello che era, perché improvvisamente non va più bene? Allora, o hai fatto una cazzata prima oppure stai sbagliando oggi. Dico che non si è ragionato, si ragiona soltanto emotivamente. Chiusura, 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 chiusura. Ma non ci si rende conto che si muore. E ho parlato con la comunità di Sant'Egidio, con Abramo della comunità di Sant'Egidio, che mi ha detto che sono passati da 300 a 3.000 pasti al giorno per i poveri. Vuol dire che sono 2.700 persone in più soltanto in quella zona dove la gente non può più mangiare. Guardate che andare a mangiare in una comunità di poveri perché non hai mangiare a casa è una cosa Terribile. terrificante. Allora, Terrificante, è una cosa che ti stressa, che ti deprime in una maniera folle.
Questo perché? Perché c'è il Covid, benissimo. Io dico che questo Covid c'è, vorrei capire quali sono stati. In Sicilia, stiamo attenti, non nel resto d'Italia, cioè che in Lombardia ci sia state sia necessarie tutte le misure, per carità, ma in Sicilia, dove io vivo, io personalmente ancora non conosco neanche un parente di un morto, devo essere sincero, di Covid. Per cui tutta questa gente che va morendo per le strade, sinceramente non la vedo. Ecco, che ci abbiano fatto morire, perché già sarà difficilissimo riprenderci. E ora ci vogliono dare la mazzata definitiva. A questo punto, con Musumeci è stato deciso di fare questo disegno di legge, con cui capiamo che stiamo creando un minimo di scontro, e per carità, lo sappiamo benissimo, ma di fronte alla morte, di fronte alla morte quella economica, civile, vera, che si sta consumando qua in Sicilia, stiamo provando, e io sono assolutamente convinto che ci riusciremo, a fare una legge che non potrà bloccare il TAR, perché tanta gente per oggi dice, ah, ma le ordinanze di Musumeci poi il TAR le blocca, no, no, questo è una legge. Il TAR non può bloccare nessuna legge, questo perché sia chiaro. Quindi è una legge che diventa legge il giorno in cui viene approvata in Sicilia. Poi il Consiglio dei Ministri, se vuole, la può impugnare. Bene, intanto vediamo chi ha ragione. Poi, ammesso che la impugni, la deve mandare alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si dovrà riunire e dovrà fare, normalmente passa un anno. Diciamo che faranno sicuramente le cose con velocità e con urgenza. Passeranno almeno 4 mesi. Intanto altri 4 mesi campiamo. Poi vediamo che cosa succede il giorno dopo. Per cui per le attività sportive, attività culturali, quindi teatri, musei, cinema e quant'altro, e attività di ristorazione e attività di questo tipo, proviamo a restare aperti. Non è una sfida allo Stato, è soltanto fare capire allo Stato che non ha capito che cosa è successo qua, che non sanno quello che stanno facendo. Perché qua se no moriamo tutti. Io, e ho chiuso, giuro, non parlo più, porto un dato semplicissimo, solo che noi siamo un'azienda pubblica da questo punto di vista, per cui i danni sono ovviamente limitati. La Fondazione Federico II, che è quella che gestisce il Come Palazzo certo. Reale, bene, l'anno scorso ha più o meno sfiorato il milione di visitatori. Noi quest'anno ancora siamo a novembre e non siamo arrivati a 100.000. Allora, praticamente siamo falliti. Praticamente dobbiamo licenziare tutti. Sono 60 persone che lavorano. 60 persone che lavorano. La nostra fortuna è che siamo pubblici, per cui comunque l'Assemblea regionale, che è la proprietaria della fondazione, ha dei soldi per poterla mantenere. Abbiamo messo integrazione, vediamo. Ma per dirvi che io ho la prova provata che moriamo. E cioè da 1 milione di visitatori a meno di 100.000, da 60 dipendenti a 5 quanti ne servono oggi. Ecco, questa è la dimostrazione. Pensate che cosa sta succedendo in tutto il resto della Sicilia. Allora, Nino, prepara la domanda. Do il buongiorno e il benvenuto a Cateno De Luca che è collegato da Messina. Cateno, buongiorno, sindaco, bentornato in casa Minutella. Apriamo Sì. l'audio, eccolo qua. Ciao Ciao Cateno, Cateno, buongiorno, buongiorno. benvenuto. Sì, presidente, Eccoci qua. E buongiorno. buongiorno a Red Ronnie che si trova nel suo studio in quel di altrove. Ciao Barone Rosso. Fantastico Ron. Ciao, guarda. Ciao, Sei ciao. molto allo Buon studio. Scusa, pomeriggio. presidente, prima di iniziare perché devo prendere eventualmente il diserbante, ma tu che sei tra i pidocchi che ha individuato Musumeci nel suo intervento mandandovi a cagare o no? Per favore, parlava di quelli che No, c'erano prima quando non sei voglio andato via. sapere. No, Allora, il presidente Musumeci è una ogni battuta tanto. antipatica, Il scusami, presidente Musumeci, no, signor battuta Presidente. antipatica, se tu sapessi la mia risposta è stata più antipatica ancora per lui, perché ho detto che probabilmente li aveva visti in un altro palazzo questi pidocchi. Per cui non ti preoccupare, perché è giusto, io voglio molto bene al presidente Musumeci. Ogni tanto quando viene in aula dimostra, come dire, Tanto per un'antipatia. sdrammatizzare un attimo Ma tutto sì, qui. ma io non Esatto. drammatizzo, perché quando si parla così in Parlamento è brutto, Catero, lo so, e lo sappiamo Ah, tutti e due, e lo sappiamo tutti basta e due, questo. e piacerebbe molto che Musumeci evitasse di fare questo tipo di interventi, ma non ha importanza, in questo momento Musumeci ci serve moltissimo alla Sicilia e probabilmente con questo DDL quantomeno salviamo quello che c'è da salvare nei prossimi mesi. Allora, Non mi trovi d'accordo fermati completamente con. Cateno, aspetta, fermati. Nino Madore, domanda per il presidente, vai. No, no, la domanda è semplice, poi alla fine
Resta da capire quanto tempo ci vorrà prima che il DDL venga approvato un po' Entro la per... settimana prossima garantisco ai siciliani che viene approvato. Quindi in una settimana ce l'abbiamo. Il tempo che arrivi in assemblea deve essere verificato dagli uffici, mandato alle commissioni. In commissioni darò tempo, perché poi sono io che do i tempi, per cui darò i tempi un giorno alle commissioni per vederlo e arrivi in aula. Per cui io credo che, diciamo che arriverà, ancora non è arrivato materialmente in assemblea, arriverà perché è stato fatto stanotte, Allora, arriverà in assemblea tra domani e è dopodomani. arrivato È arrivato dalla tua adesso? segreteria, Benissimo, ci benissimo. È comunica, arrivato? È arrivato. Benissimo. E Arrivato. quindi, come vedete, i tempi si stanno accorgendo. Per essere già arrivato, una cosa che viene fatta, che è stata fatta stanotte, vuol dire che c'è chi sta velocizzando molto le Ma cose, quindi. sembra, Presidente, sembra un po' una marcia indietro rispetto a quello che era stato annunciato. Insomma, ne avete parlato, cioè, si cerca una via di compromesso col governo per evitare anche poi un'impugnativa che sarebbe sgradevole in Posso questo. dire, dottore Meloni, nel momento in cui Nino, Nino. nel momento in cui si tenta di parlare con lo Stato, nel momento in cui vengono fatte tutta una serie di proposte al Presidente Conte, come dire, non è che non le tiene in considerazione, proprio se ne futta altamente, diciamocelo alla siciliana. E che cosa vuoi fare? Io non cerco, io sono peraltro il Presidente di un Parlamento, sono in Sicilia l'istituzione per eccellenza come Parlamento. E quindi tutto farei tranne che cercare scontri istituzionali. Ma nel momento in cui succede quello che vi ho spiegato prima, si tenta di dire al governo Conte, come ha fatto il presidente Musumeci, che ci sono delle misure che sarebbero per noi drammatiche e lui non lo tiene minimamente in considerazione. Ma devo essere sincero, non solo quello che gli ha detto Musumeci, quello che gli ha detto tutti i presidenti di regione. Perché se guardate quello che sta succedendo, noi siamo a Palermo. Ci sono state delle manifestazioni, e tranne quattro scemi dei centri sociali dell'estrema destra che fanno casino, ma poi siamo gente civile. Ma questo tipo di situazione ci porterà inevitabilmente a scontri seri. Allora io non c'entro con nessuno scontro istituzionale, ma dobbiamo evitare che ciò avvenga o no? Dobbiamo cercare di fare campare i nostri concittadini oppure ce ne dobbiamo fregare per evitare lo scontro istituzionale? È Allora, qualcosa che non si può tra un po' fare. ci collegheremo anche con due imprenditori, un attore che tutti quanti noi in Sicilia conosciamo, che è il professore Giovanni Nanfa, Certo, come che ha no. chiuso il teatro, e poi con Andrea Peria, che rappresenta i cinema perché è presidente provinciale di ANEC. Intanto andiamo da Red Ronnie e Cateno, preparati perché dobbiamo capire una cosa. Red, allora, intanto, come stai? Non ci vediamo da un pezzo. Io sto molto bene, mi piace vedere che Gianfranco Micicché è abbastanza determinato nel raccontare la verità, perché la verità noi non la stiamo minimamente capendo. Sul mondo dello spettacolo poi dopo al limite ne parleremo, ma Certo. si è creato questo mito, diciamo, di un virus che in realtà c'è, è vero, però se guardate i dati, le persone che in questo momento non hanno un'assistenza ospedaliera perché tutto è diretto lì, o quelli che hanno dei problemi ma hanno problemi di hanno paura di andare all'ospedale, sono nettamente superiori. Inoltre non puoi fare dell'Italia tutto un fascio, nel senso che in Sicilia, se tu vai a Favignana e ci sono stati zero contagiati, non si capisce perché debba chiudere tutto, fra l'altro un'isola stupenda, e far morire la gente, perché la gente adesso sta morendo, i suicidi stanno aumentando, le persone si stanno impaurendo, non c'è soltanto il discorso del ristoratore che non guadagna, c'è tutta una filiera accanto che non guadagna, non è soltanto il cantante che non può cantare, c'è tutta una filiera attorno che non può cantare, cioè che non può lavorare, non può fare niente. È tutto bloccato in nome di qualcosa che non si capisce. Fra l'altro stanno girando su internet dei video che mostrano addirittura che nelle terapie intensive, ad esempio, non ci sono tutte occupate come si dice. Quindi non si capisce che cosa succeda, non si capisce neanche questo fatto, perché giustamente Micicché dice. Con Conte non ci si parla, ma non è che non ci parla soltanto Micicché, non ci parla Salvini, non ci parla la Meloni, non ci parla tutta quella che è l'opposizione. Cioè loro fanno queste robe, decidono delle regole, poi chi decide le regole? Chi dice che bisogna chiudere? Non si capisce. Non, chi dice che alle 6 di sera? Poi altra cosa incredibile, no? Le poste sono chiuse, aprono 1 o 2 giorni. Per evitare assembramenti, i 2 giorni in cui le poste aprono, c'è la gente fitta così, perché se apri 2 giorni invece di 6 giorni, che cosa succede? Che tutta la gente deve andarci in quei 2 giorni.
Quindi diciamo che l'Italia in questo momento è nel Intanto, caos Red, totale. arriva una notizia che mi gira la redazione. Presidente Nino, il Partito Democratico ha chiesto al Presidente Conte, quindi di verificare la maggioranza perché dichiara non ci sono ministri all'altezza, non all'altezza. Sono tutti 1,40. Come? Sono tutti 1,40. Vabbè, sono tutti 1,40, non è male. Allora, fermi tutti, perché dobbiamo chiarire una cosa. Presidente, qua ho bisogno della tua... No, tu sei super partes, che sei il presidente di tutti. Sì, ma non sono super partes, comunque direi. Ah, vabbè, allora. Cerco di essere, farò di Martedì, tutto per essere. durante la diretta, caro Nino Amadore, Cateno De Luca ha raccontato di una diretta che ha fatto puntualmente sulla sua pagina Facebook alle 19, dichiarando che quella diretta lì era organizzata anche con la benedizione del presidente Musumeci, dichiarando che due punti si sarebbe passati ufficialmente a tenere aperti fino alle 23 e così via. Durante la diretta di Casa Minutella succede però che arriva una foto da parte dell'organizzazione del presidente Musumeci, il quale dice che quella diretta era una fake news, quindi una notizia non vera. Ma Cateno, che se la ride sotto i baffi, in Casa Minutella in diretta ha detto: no, attenzione, non è vero, era programmata anche questa cosa. Anche perché posso dire prima che lui risponda, Sì. ci siamo sentiti al telefono quando io ho letto che ci sarebbe stata questa diretta, l'ho chiamato, ho detto scusami Cateno, che cosa state organizzando? Sono vere queste cose che metto? Perché se sono vere io le devo comunicare a Certo. quelle, ho detto sono verissime, al Ora 100%. Cateno, racconta la verità. Questa intanto è la foto. Fake news sulla pagina istituzionale del presidente Musumeci. Ecco, i siciliani che seguono Blog Sicilia e Video Regione, in questo momento collegati su Facebook ci sono più di 800 persone. Dobbiamo sapere la verità, sindaco. La verità è semplice. Nello si è incazzato perché voleva la primogenitura su questa strategia e do subito i fatti precisi. Noi in questo momento che discutiamo di lana caprina, cioè Mi di fai un levare la mia disegno immagine? di Ecco, legge no, levarla che proprio. ora arriverà in Parlamento e poi dovrà essere approvato, intanto vige l'ordinanza del presidente Mettiamo della Cateno a provincia. tutto schermo, Emanuele, così ce lo vediamo meglio. Per ora vige, piaccia o non piaccia, questa ordinanza è stata fatta domenica scorsa e Nello Musumeci doveva fare la medesima ordinanza ex articolo 14 dello Statuto di Autonomia, quindi su questo non si scappa. Cosa doveva fare esattamente? Ordinanza e accompagnare un procedimento legislativo in modo tale che nel frattempo che questa discussione di approvazione di questo disegno di legge, intanto vigeva l'ordinanza. Perché? Perché Boccia, guardate che ieri ha annunciato che si deve far dare l'autorizzazione ad impugnare l'ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento. Ancora non hanno fatto alcun procedimento, quindi significa che almeno un'altra settimana rimarrà in vigore. Ancora dobbiamo vedere se il TAR gliel'annulla. Ma questa situazione transitoria doveva essere affrontata in questi termini anche in Sicilia. Quindi Nello doveva fare l'ordinanza. Nel frattempo faceva il procedimento legislativo e quindi l'ordinanza, posto che la annullavano, per annullare invece una legge, si doveva andare di fronte alla Corte Costituzionale. E su questo ci siamo. Quindi già mancanza di coraggio e di tempestività. Aggiungo che non ha avuto lo stesso ardore quando si è trattato dell'ordinanza dei migranti. Che tutto il mondo sapeva, non c'erano dubbi su quello, che la competenza non era nostra, perché poi l'ha impostata anche nella qualità di ufficiale di governo di sanità, che è una materia concorrente tra noi e lo Stato. Infatti, dopo 5 giorni, l'ordinanza è stata annullata e dopo 20 giorni è entrato nel merito. Ecco dove sta la questione. Allora, noi abbiamo cercato di far sapere da domenica al presidente Musumeci, e l'abbiamo fatto anche attraverso dirette e contatti indiretti, che quello era il percorso che intanto andava fatto. Beh, lui è inutile che continui a tenere questo atteggiamento dirigista, perché, caro presidente Gianfranco Miccichè, come il Conte non parla con le regioni, Musumeci non parla con i sindaci, Musumeci continua a Quindi è un tenere problema i che... consigli del suo cerchio magico, perché il tema anche qui noi l'avevamo posto: come vale regione per regione il discorso dell'andamento epidemiologico, e quindi non è giusto che noi in questo momento veniamo trattati allo stesso modo
di Milano. Poi se le cose cambiano, amen, cambiano anche per noi. Ma guarda che anche l'andamento epidemiologico di Palermo, Catania e Messina è radicalmente diverso. Noi in questo momento in Sicilia abbiamo l'1,28 di indice medio, che rispetto alla provincia regionale di Trento ha l'1,26. Quindi significa che, per come è stato oggi articolato l'ultimo DPCM di Conte, noi abbiamo tutti gli elementi, perché lo dice lo stesso il DPCM, di fronte a situazioni localizzate che giustificano una modifica, un'intesa per quanto riguarda l'ampliamento o la restrizione che si può fare in ogni caso, si fa riferimento all'andamento epidemiologico locale. E quello che noi abbiamo cercato di spiegare anche al presidente Musumeci è proprio questo: in un comune di 1000 abitanti con un solo bar con zero contagi, come è stato poco fa preso l'esempio di Favignana, o perché dobbiamo applicare le stesse regole di Palermo città o di Messina città? Mettiamo in concorrenza positiva le comunità, dove si dice chiaramente: cari miei, noi abbiamo fatto questo, abbiamo evitato la chiusura, ma se qua cominciate a sgarrare e l'indice purtroppo cambia, noi dobbiamo chiudere tutto. Va allora, bene, Cateno, chiaro. E questo significa anche prendersi le responsabilità e essere reattivi. Allora, fermi tutti, andiamo da Nicoletta Lobue per vedere la gente cosa scrive da casa. Leggiamo qualche messaggio, Nicoletta. Sì, Massimo, allora tantissimi complimenti per De Luca. Allora, Cateno, presidente della regione, subito Cateno numero uno. Poi riguardo l'argomento trattato dal presidente Micicchè, comprendo il suo discorso, ma non bisogna dimenticare che il sistema sanitario siciliano non è lo stesso di quello lombardo. Bisogna fare un paragone anche in questo senso, no? Presidente, che c'entra il sistema sanitario? No, non lo so, rispetto alle cose che ho detto io non mi sono occupato di sanità, non ho detto cosa bisogna fare nella sanità, io sto parlando di una cosa diversa. Poi il sistema sanitario siciliano è diverso da quello lombardo, bene, non mi sembra che quello lombardo abbia funzionato granché veramente, esatto. Per cui lo spero che sia diverso, perché se no saremmo rovinati. Però io voglio dire una cosa a Cateno. Allora, Cateno, e fermo restando di dirgli ai tuoi di fermarsi e scrivere viva Cateno De Luca, perché se no diventano troppi. Allora, che non sentiamo Cateno, Emanuele. Cateno è mondiale. Allora, Cateno, allora, scusami. È il popolo siciliano, lo so. Ma io sono il primo ad apprezzarti, come sai, per cui non ho bisogno di essere smentito. Allora, quello che io dico è una cosa: se c'è uno che governa, governare significa governare i processi. Se c'è un qualche cosa che avviene in una città come Palermo, dove, devo essere sincero, io vivo a Palermo da sempre, credo di conoscere quasi tutti a Palermo, ma parlo sia dai mercati che nelle borgate che in centro. E io ancora, che vi devo dire, non l'ho conosciuto manco un parente di un morto di Covid. E allora, te lo devo dire, sinceramente, sarà che mi hanno tenuto all'oscuro, non lo so, mi non conosco, non un morto di Covid, manco un parente, manco un conoscente di morto di Covid. Ci sono stati ovviamente dei morti, cosa che mi dispiace enormemente, ma la verità è che l'altro ieri, quando ci hanno comunicato che era morta di Covid una persona, con uno degli assessori del governo Musumeci ci siamo informati immediatamente, ci hanno detto che aveva 3 patologie pregresse per cui come dire, non ci vuole di Covid, sarà morto perché avevo delle malattie tali, per cui magari il Covid l'ha pure appeggiorato la situazione, su questo non c'è dubbio. Ma io dico che un governo che governa i processi ha in questo momento il problema degli assembramenti, non ci sono altri problemi se non quelli degli assembramenti. Ebbene, e perché non risolve gli assembramenti? Fa scendere l'esercito in campo, chiama tutte le forze di polizia, si mette nei posti dove normalmente ci sono assembramenti, fa i controlli nei ristoranti, nei cinema, per vedere se c'è qualcuno che si seguono, invece che sedere su un posto sì, un posto no, se c'è qualcuno che sa imbracciare un altro, facciano tutti i lavori che vogliono. Ma io ripeto, è una follia che per evitare che ci sia una cosa obblighiamo tutti a stare in casa. Ma voglio dire, Cateno,
Ma tu se per il giorno che decidessi che per evitare i furti a Messina non fai uscire più nessuno di casa, ti sembra un fatto normale? E allora qua c'è un problema, non c'è dubbio, il Covid c'è, non c'è dubbio, io ritengo che sia molto meno mortale qui almeno di quello che ci fanno spaventare in televisione. Ma dico, ma se c'è uno che governa, il signor Conte, prenda l'esercito, dia ordine all'esercito di andare a eliminare gli assembramenti, non di fare morire tutti per evitare che muoia uno. Questa è la cosa folle che stiamo vivendo. Però scusa Presidente, scusa, mi permetto, io per ora faccio il sindaco di Messina e il mio interlocutore è dello Musumeci, Presidente della Regione. Quando farò il Presidente della Regione il mio interlocutore sarà il Presidente. Ma il Presidente Musumeci non può disporre dell'esercito, scusami, io sto parlando, sto dicendo chi ne ha i poteri per farlo. Musumeci doveva semplicemente fare il Presidente e far rispettare lo statuto di autonomia della Regione Siciliana, punto. Come allora, già fermi, ha tentato fermi il un attimo, scusa, per quanto scusami, riguarda sindaco, il tema. Ti fermo un attimo. Volevo risponderti, sì. Scusa. Cateno, ti metto un attimo soltanto di pazienza, perché, visto che c'è anche il Red, do il buongiorno e il buon pomeriggio a Giovanni Nanfa, che tutti quanti noi conosciamo, perché è un artista straordinario. Giovanni, sistema un po' meglio la tua inquadratura, così ti vediamo meglio in faccia. Eccoti, professore Nanfa, buon pomeriggio, benvenuto. C'è con me Nino Amadore, Gianfranco Miccichè, Red Ronnie, Cateno Di Luca. Ciao Nanfa, ciao. Sì, ciao. Tutti. Ciao. Allora, professore Nanfa, intanto spero tu stia bene. Tu sei intanto un'istituzione vivente per tutti quanti noi che facciamo lo spettacolo in Sicilia. Teatro Jolly chiuso, però succede che il Maurizio Costanzo Show ha registrato una puntata col teatro pieno con i pannelli di plexiglass tra uno spettatore ed un altro esattamente quando i teatri dovevano stare chiusi. Costanzo replica dicendo: ho fatto il sierologico a tutti e via e basta. Sentiamo che dice il professore Nanfa. Vorrei comunicare a tutti che comunque prima di entrare in un cinema entrato c'è quello che ti misura la febbre, e se non hai febbre è molto difficile che adesso sentiamo che adesso sia proprio sentiamo, col COVID e poi corpo. Andiamo da Nino Amadore, prego professore. Vabbè, diciamo che c'è una doppia verità, perché alla base che l'AGIS ci dice che dal 15 di giugno a questa domenica in tutta Italia tra cinema e teatri c'è stato un solo positivo, quindi è un posto più sicuro. C'è un ritorno, Emanuele, se lo chiudiamo. Prego professore, continua. Quindi a questo punto è più sicuro stare in teatro o al cinema che non stare a casa. Però aggiungo anche che la situazione nazionale ha condizionato a tal punto l'opinione pubblica, d'altronde in alcune regioni la situazione è davvero grave, che gli spettatori del teatro, che sono particolarmente, specialmente gli abbonati anziani, si sono guardati bene, anche se avevano diritto di recuperare spettacoli, di frequentare i teatri. Per cui la riapertura per molte strutture è stata di fronte, cioè da una parte la gioia e gli sforzi nel riaprire, dall'altra la delusione di vedersi arrivare poche decine di spettatori perché di fatto hanno paura. Tu mi raccontavi, senti Presidente Sentino, la tua ultima replica, quanti spettatori avevi in sala? No, l'ultima ne avevo più di 100 e sì, passa, perché era l'ultima e molti temevano, esatto, di non poter vedere più lo spettacolo, che invece riprenderà, non si sa se tra fine novembre o a dicembre, poi questo si vedrà. Dico, in ogni caso, proprio perché siamo davanti a Gianfranco Miccichè, io invece una richiesta la dovrei fare. Prego. Io credo che la regione Sicilia, tra gli interventi a partire da marzo fino a oggi, sia tra quelle che si sia comportata meglio, perché di fatto sono in cantiere già approvati tanti di quegli strumenti per venirci in aiuto, sia diciamo, come cinema che come teatri, che effettivamente diciamo, molti dei problemi in parte vengono attutiti. Però il problema serio è che nessuna di queste iniziative si monetizza, cioè perché per ora il problema più serio è la liquidità. E quindi noi non possiamo aiutare i dipendenti ai quali la CIG in deroga arriva con mesi di ritardo, e non possiamo nemmeno onorare, diciamo, bene o male, tutti i debiti, perché fondamentalmente di tutti questi, diciamo, strumenti
nessuno ancora è andato in porto sul piano della Quindi Giovanni, monetizzazione. scusami, Se si a per dirla, mi posso se dire? si scusa, aspetta, per dirla alla Sì, finisco. minutella, le misure sono state previste, i soldi sono stati messi da parte, però non è arrivato niente, mettiamola così. Ecco, non arrivano, tra l'altro nemmeno è da imputare, Allora, sentiamo nemmeno da Lucia che vuole imputare tutto quello. replicare, poi Nino vuole No, no, intervenire. Scusate, finisco faccio, subito. scusa Giovanni, faccio intervenire Nino Concludo. perché lui è molto preparato sui numeri, visto che peraltro fa anche No, questo di mestiere. no, Prego. ma qui io mi leggo a quello che raccontava Nanfa per porre anche un altro problema che pongo al Presidente, Però prima perché forse devo ma rispondere a un'altra delle cose che ha è la detto. stessa. Intervengo prima per farti parlare una volta sola, altrimenti Benissimo. poi devi ripetere la stessa Sì. cosa. Perché diventa l'occasione anche per capire, come dire, se è possibile risolvere strutturalmente le questioni. Perché voi avete approvato una finanziaria pesante, giustamente lo ricordava anche Nanfa, avete fatto una serie di cose, però non se ne vede una. Cioè, questo è il problema. Il problema è che poi la crisi, questo tipo di crisi, che è la crisi pandemica, ha accelerato un processo di disfacimento complessivo nel sistema economico regionale e soprattutto per quelle imprese che sono le imprese più fragili, quelle che hanno più bisogno, che sono quelle del terziario e del turismo di cui parlavamo. Presidente, allora io intanto ragionissimo Nanfa, che ringrazio per aver detto che cosa la stiamo facendo ed effettivamente si sta facendo. E ringrazio anche Madori. È assolutamente vero quello che dite. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare dal punto di vista legislativo. Ma la finanziaria che abbiamo fatto, Madori, tu devi ricordare che l'abbiamo fatta sulla base di alcune cifre che non erano soldi liquidi in tasca, ma che erano o i fondi europei che dovevano essere rimodulati, e 400 milioni sono stati già utilizzati, ma doveva essere di 1,5 miliardi, più una serie di impegni che la Sicilia ha normalmente con lo Stato, che in quel momento si pensava, ancora oggi si pensa, di evitare. Cioè, normalmente la Sicilia dà ogni anno allo Stato 1 miliardo di euro per risanare i conti pubblici, quindi non il contrario, che è già curioso, cioè noi che li diamo allo Stato. Per quest'anno abbiamo detto allo Stato: cari miei, siamo rovinati, ci manca pure che vi diamo i soldi noi a voi, anziché al contrario. Per cui, tra questo miliardo in meno, che poi c'è stato un accordo credo per 7,50, non ricordo 7,50. 7,50, i numeri precisi non ricordo sempre, abbiamo fatto una finanziaria che si basava su risorse non immediatamente disponibili, ma questo l'abbiamo detto chiaramente sin dal primo giorno, ma su risorse che stavano per entrare, che si dovevano comunque in qualche maniera come dire, ufficialmente liberare alla Regione. Allora, una parte di queste somme si sono liberate, tant'è che per circa 400 milioni di euro, se non ricordo male, c'è stata recentemente una norma fatta in assemblea con cui sono stati destinati questi soldi che sono arrivati. Ma la gran parte di queste risorse ancora materialmente non è arrivato, però mi permetto di dire che è già importantissimo che il giorno in cui arrivano si spendono subito, perché le leggi già ci sono. Per cui quello che noi dovevamo fare, quello che potevamo fare, l'abbiamo fatto. Ora stiamo aspettando che man mano queste risorse si liberino, o con l'ok da parte della Comunità Europea per i fondi europei, o con l'ok dello Stato italiano per quanto riguarda i fondi italiani. È ovvio che se andiamo avanti ad aumentare l'esigenza economica e non facciamo il lavoro opposto, cioè quello di cominciare a lavorare, di ricominciare a produrre anche denaro per poter continuare a campare, è chiaro che se facciamo questo tipo di manovre, io che ho la responsabilità di fare le leggi in Sicilia, mi troverò in grande difficoltà quando verrà presentata la Certo. prossima finanziaria, perché dirò: signori miei, sono soldi finti o sono soldi veri? Quelli dell'anno scorso, in tanti hanno sospettato che fossero soldi finti. Dobbiamo dirci la verità. E io su quello ho preteso chiarezza dalla Regione
dall'assessorato bilancio per capire quali erano veri e quali erano in dubbio, tant'è che le norme teoricamente meno importanti le abbiamo finanziate con quelli più in dubbio, però quelli veri ancora ne sono arrivati 400, ma devono arrivare altri. Allora, è uno dei motivi, se posso dire, per cui oggi è impossibile solo mentalmente pensare che si ritorni alla chiusura, perché questa volta sicuramente saranno tutti finti. Solo. Allora, andiamo un attimo da Red. Red Ronnie è il termometro, perché Red con le sue dirette ascolta sempre tanti giovani, tanti ragazzi. Aspetta, che vivono Massimo, d'arte. Massimo, prego. Guarda che deve intervenire Cateno, perché poi deve andare via. Io lo vedo nel preview, fai intervenire Cateno. Allora, Cateno. Scusami, c'è una domanda che qua in studio ci stiamo facendo tutti. Ma stai indossando la vestaglietta da casa? Guarda, ero a raccogliere le olive, era l'ultima giornata e quindi ho finito prima per venire a questo appuntamento. Perché allora, ora che mio padre purtroppo è sulla sedia a rotelle, la raccolta delle olive? Siamo noi figli l'uliveto anche. È una cosa, una bella toccasana. Sì. Allora. Scusate, mi sono intuito, infatti, è tornata la campagna. No, ma stavo giocando, era per la gente. Una cosa volevo precisare. Allora, presidente Miccichè, fino a quando non ti farai fare anche il bilancio di cassa, ti continueranno a prendere per il culo. Perché qua ormai il bilancio della regione, tu sai bene che io conosco bene, ormai è arrivato a un problema tra mancanza di liquidità e impegni giuridici. Voi avete fatto giustamente una finanziaria di impegni giuridici, che gli impegni giuridici sono quelli basati su quelle promesse di risorse, di fondi che devono arrivare dall'Europa, ma sono promesse. Perché non c'è dubbio, l'ho detto sin dal primo momento, Cateno, non ho dubbi su questo. Si agisce con la logica della rendicontazione. Siccome noi non abbiamo più cassa, abbiamo messo troppo fondi senza cassa tutti assieme da spendere. E allora la diciamo la verità, e lo dico io perché purtroppo conosco bene i meccanismi. Di questo 1,2 miliardi si potrà spendere sì e no 200-300 milioni, non di più. Tanto è vero che ad ora, finora, guarda, e non temo smentite, finora della legge di stabilità regionale si è speso 30 milioni di euro. No, Cateno, ti sbagli, 400. Fammi completare, ancora siamo agli impegni, parlo di destinatari, attenzione, di quello che è previsto nella legge di stabilità ai diretti interessati. Sono arrivati in tasca finora 30 milioni, che sono quelli dati ai comuni su 100, quindi anche qui da discutere, per quanto riguarda l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per la popolazione. Questo purtroppo è il dato tragico. Dopodiché tutto il resto, ce n'è una parte sbloccata, ma io sto parlando di quella, che somme che sono arrivate nelle tasche dei destinatari. Questo Cateno, non devi fare terrorismo pure tu, come fanno alcuni sul Covid, e tu lo fai sulle risorse. Ho capito, Cateno, quando tu... La conosciamo anche tu sai benissimo, Cateno. Scusa. Ferma questo problema, presidente, anzi informati per bene. Ancora scusami, Cateno, tu sai benissimo. La liquidità dell'anno 2020, quindi ti faccio un esempio. Ma dovete chi intanto? Io non devo... Dovevo scrivere, perché il problema è la cassa. Perché la cassa Cateno, è unica. Cateno, non fare terrorismo, perché ci perdi. Tratta di essere chiari con la gente. Sì, e io voglio essere chiaro, io vorrei che fossi chiaro con te, così tu... Con quelli che sono risorse che dovevano arrivare. Non sono arrivate. Allora, no, scusami, sì, per rispondere, infatti proviamo a non accavallarci. Fa deprimere il mondo intero, esatto, questo intervento. Allora non accavalliamoci, vi prego, perché qua Presidente, brevissimo, di vai. Non fare terrorismo, perché se la gente crede a quello che stai dicendo tu, poi si ammazzano, e non è così come stai dicendo tu. Cateno, ti posso parlare? Posso parlare anche io, no? Allora, ecco, durante la finanziaria abbiamo fatto delle cose su soldi, come dici tu e che ho detto pure io, che dovevano arrivare. Ora, quando sono arrivati 400 milioni, questi 400 milioni sono stati impiegati, che poi
ancora ci sia chi devono materialmente arrivare a un conto, ma quando li hai impiegati, di fatto li hai spesi, scusami, nel momento in cui li hai impiegati significa che l'azienda che doveva avere 10 milioni di 10.000 euro è come andando in banca se li può far anticipare, perché è come se li avesse, che è già un fatto diverso che non averli completamente. Tu stai parlando di una cosa che riguarda la liquidità per i comuni e che ha un problema, ma questo sapevi benissimo già l'anno scorso, che il milioni erano 30, che erano quelli che avevamo, e che gli altri 70, e lo sapevamo tutti benissimo, chissà quando arrivavano, quello è un conto. Non lo sapeva, ma allora Musumeci, senti, scusa, io scusa. Ma io non so, scusa Cateno, intanto io non sono, sì, ma io non è che sono qua a difendere situazioni che non conosco e che non mi interessano. Scusami, non dobbiamo difendere l'indipendente, Cateno, dobbiamo essere chiari. Noi Cateno, io, scusami Cateno, mi devi fare parlare, Cateno, suono la campanella e devi stare zitto. Fesserie. Ho capito, scusami, non è che posso, se mi inviti a gridare più di te ci riesco, allora no, scusami, mi ascolti, Cateno, non interrompere più, basta. Allora posso dirti una cosa, sì. Però qua bisogna dire al nostro regista, sì, che se io parlo con Cateno risulta che parlo con nessuno, perché cioè quella telecamera, no, deve essere, ho capito, ma se Cateno è là per me, ho capito, però bisogna sistemarla. Perché... Allora raga, vi chiedo di essere veloci, per favore, io non sono qui per difendere, dai, situazione indifendibile, lo sai benissimo, perché sono stato uno dei pochi che ha fatto casino anche contro il governo su situazioni non difendibili, però oggi dobbiamo stare molto attenti a non fare allarmi inutili, che la gente potrebbe vivere male. Quei soldi sono arrivati, ci sono, e quindi si possono impiegare. Quelli che dici tu sono altri, ma quei 400 di cui ho parlato sono arrivati e sono stati già destinati. È ovvio che poi materialmente da destinarle a mettersi in sacchetta, però non è che significa che non ci sono, sono già arrivati. Dopodiché il vero problema è fare arrivare gli altri. Il vero problema, Cateno, non è il giorno in cui arriveranno materialmente le tasche, è far arrivare gli altri. E quando sento il governo Conte, perché io mi dispiace dirlo, dico sempre tutti quelli che fanno minchiate, quando ne fa Musumeci lo dico, ma questo l'ha fatto Conte, quando oggi sta proponendo il 200%, il 150%, il 400% a quelli che saranno chiusi, è una delle più grandi bufale che siano mai state dette e scritte, perché sappiamo benissimo che quella, non c'è più nessuno, vai, che quelle, questo 200-150%, ammesso che arrivi, e io non ci credo, ma ammesso che arrivi, arriva al titolare del ristorante, arriva al titolare del cinema, non arriva a quelli che ci lavorano, visto che l'hanno chiuso. Nel momento in cui i ristoranti vengono chiusi, nel momento in cui il cinema è chiuso, quei soldi arrivano comunque al titolare del cinema, tutti quelli che allora, ci lavorano, rimangono tutti a merda. Scusa, allora, sai che non interrompo mai, vi chiedo scusa, però abbiamo sforato. C'è Andrea Peria, visto che parli di cinema, che è collegato con noi da un bel pezzo, quindi chiedo ad Andrea. Andrea, buon pomeriggio, benvenuto. Presidente, eccoci. Presidente di ANEC provinciale, sì, Andrea, buon pomeriggio, benvenuto, ti do il benvenuto. Buonasera Presidente. Allora, il cinema... Te l'hai alzato e sei seduto di premura. Esatto. Sì, allora, mi sono seduto. Andrea, brevissimamente la situazione sui cinema e poi andiamo da Nino e Red, prego. E allora Massimo, per noi è stata, come abbiamo già dichiarato, una doccia fredda, perché per tutti, Andrea. Avevamo stentato a ripartire, no? Sai, per noi il ragionamento è diverso, noi dobbiamo programmare la distribuzione, con la distribuzione i film da proporre, via via ci stanno scappando dei film che vanno in streaming, questo per noi è, diciamo, la cosa più grave che sta accadendo. La Disney, quanto le grandi major, non trovando le sale cinematografiche aperte, si rivolgono allo streaming. È già capitato con la Disney, che ha venduto dei cartoni animati. Sì. Quindi la preoccupazione è questa: uscirà il film di Carlo Verdone, come tu sai, Massimo, dovrebbe uscire a novembre. Ora mi chiedo, De Laurentiis ci aspetterà o venderà il film a una piattaforma? Per cui ti dico, è stata una doccia fredda, perché dopo tre mesi di chiusura, apertura prima delle arene, sai, questo ha cominciato a rifidelizzare il nostro pubblico, a ricoccolarlo, e poi i cinema, abbiamo avuto un settembre discreto, fermo restando che abbiamo adottato tutte le misure a favore appunto dei nostri spettatori e dei nostri dipendenti, tant'è che non c'è stato solo un caso, il bollettino Agis parla chiaro. A questo punto
ci hanno bloccato in corsa, non capiamo perché. Ho avuto l'impressione come, appunto, come se non ci fosse stata una regia lucida in questo. Cinema e teatri non c'entravano nulla su questa nuova chiusura. Quindi adesso per noi sarà ancora più drammatico, perché laddove noi potessimo riaprire il 23 novembre, perché come sai ci hanno imposto 4 settimane, noi con che cosa riapriamo? Noi non siamo un ristorante, un bar, noi non abbiamo la merce dentro. Io prendo il film dalla Warner, dalla Medusa, dalla Rai, quindi siamo veramente in difficoltà e preoccupati. E parlano di ristori. Massimo, le sale siciliane sono 260, abbiamo 130 strutture, sviluppiamo al botteghino 60 milioni di euro in Sicilia, ci sono 10 milioni di siciliani, perché noi viviamo di pubblico, abbiamo già perso 6 mesi, abbiamo i bilanci a pezzi, nessun ristoro ci potrà aiutare. Allora, fermati un attimo Andrea, aspetta, fermo lì, Nino Amadore voleva intervenire, prego. No. È sempre a proposito dei soldi promessi e dei soldi reali, sì. Perché poi alla fine Cateno diciamo, sintetizzava molto, però qua in realtà l'impressione, Presidente, che si ha è che questi soldi siano più promessi che reali. Poi diciamo, episodi come quelli del Click Day hanno fatto precipitare completamente la situazione. Diciamo, da un certo punto di vista, lei è Presidente, tu sei Presidente dell'ARS, però diciamo, esponente di spicco di una maggioranza, forse sarebbe il caso di ragionare su cose reali, su cose vere, piuttosto che poi alla fine... Se posso, c'è una cosa qua che mi va cadendo continuamente, vai. Per cui per adesso la mollo. Allora, vai. E così mi posso spostare anche per guardarli in faccia quando parliamo. E Nino, hai perfettamente ragione, e ci sono stati fatti degli errori, ma viva Dio, il momento è già quello che è. Questa storia del Click Day è stato un colpo mortale, devo essere sincero, anche secondo me anche la decisione successiva, quella di distribuire i soldi a tutti senza più nemmeno immaginare le priorità, senza sì. Più neanche immaginare le priorità, per cui che andranno a tutti gli imprenditori 2.000 euro, non credo che nessuno potrà risolvere manco il problema della carta igienica, per cui anche quello secondo me è stato un errore. Né io mi posso fare carico, come dire, di rispondere di tutti gli errori che vengono fatti, però non c'è dubbio che siamo tra quelli che stiamo facendo delle cose e ci sono stati momenti difficili. Oggi questa legge che è stata presentata, che poi certo deve, non è che noi con la legge siamo attenti, perché io questo vorrei che venisse capito chiaramente. Non è che io posso approvare una legge che dice ore 23, ore 24, no, noi stiamo approvando una legge che consentirà al Presidente di fare ordine. Ecco. Là poi c'è il coraggio del Presidente. Però Cateno diceva che si poteva fare prima. Infatti tra lui e il Presidente, non te ce lo... la vedranno loro. Cioè. Non te lo dire, lui, come dire, Massimo. Dai miei consulenti giuridici mi dicono di no, per cui sinceramente, sì. Ma non ha importanza, Massimo. Se Cateno lo dice avrà le sue motivazioni, io parlo delle cose che stiamo facendo oggi, è evidente che fatta questa norma che passerà in Parlamento, posso garantire a tutti, in tempi velocissimi, in Parlamento faremo delle cose, aggiungeremo del perché io ho visto ora finalmente in questi momenti quando parlavo con qualcun altro il testo della legge, sono indicate delle categorie, secondo me non ne sono indicate altre e quindi il Parlamento probabilmente dovrà stare attento a eventualmente modificare, perché ho visto che per però, esempio teatri e cinema ci sono? Sì. Ok, perfetto. Ho visto che per esempio non sono i mercati, alcuni mercati, ho capito, però sto dicendo ci sono tutta una serie di attività che sono economiche ma che non so perché non vengono comprese. Questo ci penserà il Parlamento, ma poi le deve fare il Presidente. Siamo attenti, non è che io mi posso assumere responsabilità per conto terzi. Io sto dicendo quello che stiamo facendo e stiamo facendo, credo, col massimo dell'impegno, col massimo del lavoro, e lo devo dire sinceramente, tutto il Parlamento, non io, si sta muovendo con la mentalità giusta, lo devo essere sincero, dopodiché siamo attenti, quello che noi diciamo è quello che stiamo facendo, poi materialmente c'è una responsabilità precisa che quella dei governatori, non parlo soltanto i musumesi, che sono quelli che devono materialmente fare le ordinanze. Allora, se poi l'ordinanza non si fa dopo che viene approvata questa legge, esatto. Io potrò soltanto che lagnarmi, ma non dipende da me, ecco, questo lo dico sinceramente. Allora, ti devo fermare perché so che tu devi scappare, però prima di farti andare via, vediamo se c'è ancora il professore Nanfa. Giovanni?
Eccoti, diamo voce al professore. Professore, senti, intanto grazie. C'è una cosa diretta che vuoi chiedere al Presidente, quindi richiesta diretta e risposta diretta. Ma diciamo, dai, i provvedimenti da prendere, fatemelo quello sentire, della... Sì, scusa, hai ragione. Di sburocratizzare... Aspetta Giovanni, perché il Presidente ha tolto l'auricolare. Vengo in tuo soccorso. Queste ci sei? Queste monellerie, queste diavolerie. Vabbè, ma la tecnologia prevede anche come? Questo. Vai, parla, me lo tengo appoggiatelo, così. Dai. Appoggiatelo, ecco. Prego, professore, puoi parlare. Scusa, puoi andare, sì, Giovanni. Dicevo, quello della deburocratizzazione della regione, non nel fatto che effettivamente gli uffici lavorino poco, perché noi per fortuna abbiamo un assessorato al turismo che lavora alla grande, col quale abbiamo per 12 mesi l'anno rapporti, ma di fatto è come se da qualche tempo a questa parte, quando si devono prendere delle decisioni, ci fosse il timore di prenderle e quindi la paura di assumersi delle responsabilità. Ecco, se questo aspetto così pesante, diciamo, della burocrazia potesse in qualche modo essere eliminato o almeno attutito, sarebbe di grande aiuto a tutti quelli che facciamo azienda. Giovanni, credo che tutto il mondo sappia quello che ci sto mettendo su questo argomento, cioè non la faccia, mi sto giocando tutto su questo argomento della burocrazia. Tieni presente che una delle misure, lo dico a tutti, sicuramente più interessanti, una delle poche cose che sono state fatte bene dal governo nazionale è questa dell'ecobonus. E l'altro giorno mi dicevano, e su questo ovviamente ci sarà un intervento violentissimo, mi dicevano che per ottenere l'ecobonus ci vogliono 36 adempimenti burocratici. Allora, se sarà così, c'è da fare veramente la rivoluzione. Cercheremo di farne eliminare quanti più possibili, ma stiamo lavorando già dall'inizio di questa legislatura su questo argomento, che io considero il vero cancro dell'Italia. Al di là di tutti i problemi che ci sono, questo è il vero cancro dell'Italia e su questo stiamo lavorando onestamente moltissimo. Grazie professore, un abbraccio. Gianfranco, rimani ancora, andiamo da Nicoletta Lobue e poi andiamo da Red e da Peria e salutiamo il Presidente. Nicoletta, prego. Sì Massimo, sono veramente tantissimi i commenti e i messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp che ricordiamo 377 43 88 137. Allora Laura Mattagliano per il Presidente Miccichè, lei come vedrebbe un governo di unità nazionale in questo momento? Potrebbe essere di aiuto per affrontare la crisi sanitaria ed economica? Se sì, su quale nome convergerebbe il suo partito? Sì, brevissimo. Allora, può essere utile come no, io voglio soltanto che chi fa il presidente del Consiglio sia un intelligente, basta. Un nome t'hanno chiesto. Non lo so, non è Draghi, ecco, se lo posso dire. Non è Draghi, no, vabbè, ce l'ho detto. Io ho lavorato col presidente, io ho lavorato con Draghi quando era Ministero dell'Economia, non credo che sia uno di quelli che possa risolvere i problemi. Vabbè, non è Draghi, ancora Nicoletta, ancora un messaggio, Nico. Sì, allora non capisco perché qualsiasi amministrazione non faccia mai il manto stradale e la segnaletica, dà un senso di pulizia e bellezza. Questo lo dobbiamo girare ai comuni, Sinceramente non lo allora capisco. Red, ci sei ancora? Io non so se è Red perché abbiamo avuto qualche problema. Eccolo, è ritornato Red, allora senti tu. Ma guarda, Red, ti posso dire intanto una cosa. Vai. Che quel disco di Jimi Hendrix che c'è dietro, o te lo sei messo a posto, sei un dio, perché è meraviglioso. Quell'immagine di Hendrix dietro di te è fantastica. No, ma se vuoi ti faccio vedere anche tutto il resto, hai capito? Guarda, un giorno di questi devo venire a casa tua a vederlo. No, non è casa mia, però è un luogo dove se tu vieni qui, il jukebox è bello, è molto più raro quella cosa di Hendrix che non è jukebox. No, ma perché parliamo di cose più terra a terra, perché ho sentito parlare di denaro che arriva, non arriva, dato, non dato. Cioè Gianfranco Miccichè è probabilmente il politico che io conosco più esperto di musica che abbia mai incontrato, perché da lui all'Ars abbiamo fatto, improvvisamente ha cominciato a tirare fuori dei dischi, cioè io rimanevo estasiato, perché cioè, ha tirato fuori un disco, cioè, mi hanno fatto vedere che non avevo mai sentito, quindi sono quelle cose che si fanno quando eravamo ragazzini, dove io ti faccio ascoltare questo, allora io ti faccio ascoltare questo, poi ti faccio sentire questo. E ricordatevi sempre una cosa, diffidate da chi non ama la musica. Se uno ama la musica, già dovete dare un po' di... No, non diffidate, non lo frequentate proprio, non lo dovete frequentare proprio. Allora, andiamo da Andrea, Peria, Andrea,
domanda secca, sì, richiesta, no. Una richiesta al presidente che è qui con noi, prego Andrea. Sì, una domanda concreta, perché mi scrivono anche tutti i miei colleghi della Sicilia. Noi siamo stati inseriti appunto nella finanziaria regionale, è prevista, come abbiamo detto, questa misura, 10 milioni di euro, pare che siano stati già sbloccati i 5 milioni, questo ce lo comunica l'assessore a ramo, l'assessore Messina, per cui il bando è per quasi in pubblicazione. Mi diceva, l'abbiamo incontrato giorni fa, che a quanto pare aspetta ancora un placet da una commissione all'ARS. Quindi chiedo appunto al presidente concretamente di spingere, in modo tale che questo bando possa essere pubblicato. Allora, questa è la notizia che noi abbiamo. Se dovesse dipendere da una commissione dell'ARS, me ne occupo immediatamente, non mi è stato detto però dall'assessore Messina, però vediamolo, vado a verificare immediatamente. Grazie. se ci fosse una cosa di questo genere lo risolveremo subito. Grazie Presidente, perché ci ha appunto specificato che di quella misura 5 milioni già sono operativi. Sì, e questo è sicuro. C'è Nino che vuole intervenire. Quindi, Nino, prego. Quindi possiamo andare. Devo dire che questa cosa, che il bando debba andare all'ARS per avere un parere della commissione, è una cosa... Ma infatti non esiste questo. Non può esistere. Non so che cosa debba sbloccare la commissione. Proprio non esiste che un bando venga all'ARS per avere il parere, ma proprio non esiste proprio. Per cui non so che cos'è, può essere che c'è qualche cosa che bisogna chiarire, ma certamente, tant'è che se così fosse il criterio si sarebbe fatto, se avesse avuto bisogno del parere. Certo. Allora, intanto ringraziamo Andrea. Andrea, buon lavoro, in bocca al lupo, speriamo si riaprano presto tutti i cinema, così come il teatro che abbiamo già sentito con il professor Gianni Nanfa. Allora, arriva una notizia da blog, Domenico Arcuri, il commissario all'emergenza, dice: in Sicilia si fanno 6.000 tamponi al giorno e dalla regione fanno una richiesta di 35.000 tamponi al giorno. Nelle ultime settimane i contagiati si sono decuplicati, ha detto la dirigente della regione collegata in videoconferenza appunto all'assessore Razza, è quello di poter effettuare tutti quei tamponi almeno al giorno. Speriamo bene. Senti Presidente, prima di lasciarti, ci colleghiamo tra un po' con Silvia Salemi, artista siciliana che ci racconta un po' di musica. Red, spero resti con noi. Pescherecci, Presidente. Pescherecci. Vergogna italiana. Punto. Non so che cosa dire. Facciamo una battaglia al giorno su questa cosa qui. Finché non avremo, quando io ho detto che ci vuole un Presidente del Consiglio vero, ci vuole ancora prima un Ministro degli Esteri vero, perché noi abbiamo una cosa che è successa tantissime volte sul Mediterraneo, tantissime volte è stata risolta in 2-3 giorni, in 4 giorni, quando si è arrivata la settimana si è chiedata allo scandalo, e ora sono 2 mesi che queste persone sono fuori. Perché? Perché io sono convinto che purtroppo, se una figura come quella di Di Maio telefona a un capo di Stato, gli fanno rispondere che è occupato perché sta giocando a carte, nel senso che proprio non lo cagano manco di striscio. E allora noi dobbiamo avere della gente vera che possa andare a trattare realmente. Noi qua stiamo parlando della vita e della morte di 18 famiglie, non di uno scherzo. Allora noi quando diciamo che questa legislatura, questa assemblea regionale alla testa orientata in maniera corretta, è perché la prima cosa che abbiamo fatto, ho riunito il Consiglio di Presidenza per telefono, perché non eravamo nemmeno presenti, ma per telefono, e a tutti mi sono fatto dare l'ok per poter mandare un contributo a queste famiglie, perché erano tutte disperate, perché da 2 mesi che non ricevono una lira, non avendo più i mariti. Ma al di là del problema, io posso fare queste cose di economia, ma al di là delle condizioni di affetto che vengono meno, al di là del fatto del rischio di queste persone che si trovano in Libia, in carcere, che devono essere processate, ma di che cosa devono essere processate? Di pescare, di avere pescato. Non si riesce a capire che follia è questa, e com'è che una diplomazia come quella di uno Stato come l'Italia non riesca a risolvere in 2 minuti questa situazione qua. Non era mai successo. Io per questo dico e chiedo veramente a tutti i cittadini di stare attenti. Non si può vivere solo di pancia, non si può mandare questa gente al governo, non ci possiamo mettere nelle mani di questa gente quando dobbiamo risolvere i problemi veri. Questa è la verità. Il signor Di Maio vendeva le bibite allo stadio e oggi deve risolvere il problema di 18 famiglie che sono state arrestate in Libia. Ma viva Dio, ma pensate quando andate a votare, ma pensateci davvero. Allora, grazie intanto al presidente Gianfranco Miccichè,
Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, ci grazie a tutti voi. Scusatemi, questo sfogo non era manco. Non dovevo manco farlo, però ti segnalo un libro. So che tu ami leggere. C'è un libro scritto da un giornalista che si chiama Nino Amadore, che ha scritto un titolo bellissimo: L'uomo che parlava alle capre e altre cose così. Il libro si trova online su Amazon. Dovremmo avere una copertina. Eccolo qua, Nino Amadore. L'uomo che parlava alle capre. Mi capita spesso di pensare di parlare alle capre, però troppe volte succede che gli altri parlando con me sono convinti di parlare alla capra. Per cui siamo pari. Fantastico. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. Saluto Ugo, Zegarella e Silvia. Belli, grazie mille per l'aiuto sempre che dia. Andiamo da Silvia Salemi, alla quale auguriamo buon pomeriggio. Silvia, ci sei? Vediamo se. Eccola, Silvia! Eccola lì! Che belle facce! Vedo anche la faccia del mio amico Red, vedo tanta bella gente! Ecco, escluso il conduttore, poi sono tutti belli! No, ecco. Che meraviglia, un consenso di uomini, evviva! Io sono per le quote azzurre! No, aspetta, ferma lì, perché c'è collegata con noi in redazione Nicoletta Lubue che ti vuole augurare buon pomeriggio. Nicoletta, salutiamo la nostra Silvia! Ciao Silvia, benvenuta a Casa Minutella. Azzurre, vero? Anche tu sei per le quote azzurre, tutti uomini. Allora, è un argomento molto delicato. Purtroppo le donne tra di loro spesso fanno un po' di sfida, c'è sempre un po' di competizione. Gli uomini sono degli ottimi amici, però diciamo per la parità. Esatto. Sono alleati. Io chiaramente facevo della simpatica ironia, perché poi se entriamo in temi più seri, chiaramente sono la paladina delle donne, anche madrina di temi seri, importanti, portati al Parlamento Europeo, quindi quando una persona ha fatto cose serie si può permettere anche di scherzare sul faceto, insomma, entrare nel faceto. Allora, sentiamo Red, che mi dici di Silvia Salemi? Ma è una vita che non la vedo. E che non la incontro, che non ho a che fare. C'era un periodo che ci sentivamo anche al telefono, pensavamo delle cose, poi dopo è sparita, veniva nei miei programmi. Non so cosa stia facendo, cosa fai Silvia? A parte il fatto che sei rimasta una ragazzina, perché c'hai ancora il volto che ricordavo, quindi... È vero. Dai Red, mi sono dedicata, ho scritto libri, ho fatto un po' di conduzione radiofonica, la sto facendo ancora, sono su Radio 2, e ho fatto un singolo, quindi frequento la musica, frequento un po' l'arte, frequento la televisione, senza diciamo così l'ambizione di diventare una conduttrice al momento, però mi piace spaziare, mi piace questa, potessi permettere di essere eclettici senza togliere il mestiere a chi lo fa sicuramente meglio e da più anni di mezzo. Ma non sapevo tu fossi siciliana, di dove sei? Peggio, come non lo sapevi? Mi hai sempre detto che sono calorosa e sono vitale, sono solare come le siciliane, ma là, te sei dimenticato? Vabbè, c'ho un po' di romanesco adesso nella parlata, perché dopo 25 anni di famiglia romana, marito romano, vita romana, però... Ma c'hai dei bimbi? Hai fatto... Sei mamma? Tesoro mio, mia figlia è appena uscita col fidanzato, ha una terza di e là sta facendo i tornei di tennis, di che parliamo? Silvia, ma come hai fatto a rimanere tale e quale a quando ti ho vista a Sanremo la prima volta? E niente, ho fatto il patto col diavolo, ho fatto, ragazzi, per stare bene bisogna ritoccarsi, ma nessuno lo deve sapere, e bisogna mangiare bene, allora è buona musica. È buona musica. Senti, allora, andiamo a Silvia che ha pubblicato questo nuovo singolo che è già uscito, si chiama Chagall, correggimi se sbaglio. Ti faccio i complimenti, perché devo dirti che da tuo fan, legato al fatto che comunque siamo siciliani e quindi noi conterroni abbiamo sempre, no, quella voglia di vedere i nostri arrivare sempre più avanti possibile, ho sofferto un po' quando ti vidi a Ora o Mai Più, perché non pensavo fosse giusto che quella potesse essere la tua ultima possibilità, perché quel titolo lì è tremendo, Ora o Mai Più è tremendo. Vero. Però comprendo anche che la TV e tutto il resto, però adesso sei uscita con un nuovo progetto e questo è bellissimo, Silvia. Guarda, io sono sempre stata per la libertà intellettuale, allora io trovo che se anche un titolo non è molto giusto, però attira il fatto di avere un'orchestra dietro, che in TV si vede sempre più raramente, quindi poter suonare dal vivo, potersi mettere in gioco, prima serata
sulla prima rete, avere a che fare con dei colleghi di tutto rispetto, quindi dei signori colleghi maggiori, fratelli maggiori, trovo che vada raccolta la, certo, diciamo, la sfida. Certo, anche perché certo. Io ero contemporaneamente tutte le sere in onda su Rete 4 con un programma sociale che si chiamava Piccole Luci, che faceva anche dei buoni share col 6%. Quindi devo dire, io non mi sentivo, con tutto il rispetto, una persona diciamo alla fine di un percorso, ma trovo che ci voglia umiltà, e quindi musicalmente in quel momento non avevo altre cose in campo, per cui ho accettato l'invito di Amadeus e mi sono rimessa in gioco, e aspettando di, in quel momento, di fare anche altro. Poi altro arriva se uno si impegna, insomma, non è una cosa dell'altro mondo. Raccontaci Chagall e poi andiamo da Nicoletta. Chagall è la necessità, in un momento di rara bruttura, di ritrovare la bellezza, e credo che la più alta forma di bellezza ce la dia l'arte. È una sorta di gancio musicale, gancio ideale che parte dal cielo, arriva direttamente all'uomo e se lo ritira su, gli eleva l'anima e la coscienza. Quindi Chagall per me è il pittore per eccellenza, e sono partita da lui, dalla sua grandissima bellezza, dal suo tratto riconoscibile, dalla sua pennellata, e poi una canzone che parla di sentimenti che tutti possiamo capire, come certo. La pennellata di Chagall. Esatto, wow ragazzi, cioè, hai fatto una sinossi pazzesca. Rock and roll. Nicoletta, facci vedere. Guarda, questa è la mia tesi di laurea che ho presa a 30 anni con una figlia in braccio e un'altra che camminava, su Fabrizio De André e il cantautorato della poesia in Italia. Quindi questo è il mio vero traguardo letterario. Quando mi dici sinossi, mi dici questo. Mi dici grande. La voglia di scrivere, la voglia di studiare sempre, di mettersi sempre in gioco. Che bello. Allora, Nicoletta, qualche messaggio per la nostra Silvia e poi andiamo dal Red. Sì, intanto complimenti a Silvia e anche per le sue parole. Una domanda da girare a entrambi gli ospiti. Amadeus ha detto che non avrebbe senso il Festival di Sanremo senza pubblico all'Ariston. E che ne pensano gli ospiti? Se ci dovesse ancora essere l'emergenza Covid a febbraio, sarebbe giusto non farlo? Silvia. Okay. Rispondo prima io? Dai, per cavalleria, prima le donne. Red, vado avanti? Vai. Grazie, Red. Credo che senza pubblico non avrebbe ragione di esserci il festival. Red lo sa, ha fatto sempre trasmissioni dove il calore della presenza del pubblico era fondamentale, quindi forse sarà d'accordo anche lui con me. A maggior ragione in un palco come Sanremo, dove l'emozione, la gola che si secca, la lingua che si ferma, nasce dal fatto che hai davanti l'Ariston strapieno, avere davanti uno sparuto gruppo di persone che fortunatamente, perché hanno fatto un tampone e stanno bene, sono entrate, non è piacevole, ma penso che anche il direttore artistico si sia espresso in questi termini. Red. Ma dunque, intanto io non capisco tutta questa attesa per Sanremo, come se Sanremo fosse la panacea per tutto il mondo dello spettacolo, per tutta la musica e per tutto il resto. Sanremo è uno show televisivo, non è più il Festival della Canzone Italiana. I criteri di scelta dei partecipanti al Festival di Sanremo da anni non sono in base alla canzone, al merito o altro, ma sono tutte giri che ci sono, a personaggi che possono fare audience, perché l'importanza non è se una canzone ha successo o meno, l'importanza è creare colpi di scena finti, molte volte, per attirare attenzione. Quindi, ad esempio, l'anno scorso, cioè, che poi è quest'anno, sembra una vita fa, comunque nell'ultimo Festival di Sanremo c'è stato il caso di Junior Kelly, che tutti abbiamo chiesto l'esclusione, loro sono impuntati perché dovevano portare Junior Kelly a Sanremo. Voi mi dite dov'è Junior Kelly oggi? Sta giocando a calcio, fa il calciatore. Allora, a cosa è servito? Cioè, quanti personaggi sono stati portati sul palco di Sanremo perché fa figo avere questi personaggi? Quindi non è più il Festival della Canzone Italiana. Veniamo al mondo dei giovani, visto che io mi occupo soprattutto dei giovani. I ragazzi che vanno a Sanremo non sono i più bravi,
non sono i più bravi. Casualmente, guardate, ha vinto Leo Gassman, che è bravo e lo stimo. Però ci sono, ad esempio, quelli di Are Sanremo che vanno in finale e poi dopo non vengono. Cioè, ci sono tutti dei giri dietro dove chi ha le edizioni musicali, chi c'ha quello, non va mai avanti una canzone perché è valida. Io so di tante canzoni validissime che sono state presentate a Sanremo perché me le hanno fatto ascoltare che non funzionano. Quindi a me personalmente, ti dico molto onestamente, del Festival di Sanremo non me ne frega niente se lo fanno, se non lo fanno, eccetera. Devo dire, sono d'accordo con Silvia, che la magia del teatro Ariston è pazzesco, perché io ci ho fatto due finali di Fiat Music al teatro Ariston e gli artisti potersi esibire sul palco del teatro Ariston, dove effettivamente sono andati, è sempre un'emozione incredibile. Direi che poi io sono stato a Sanremo, tu ci sei stato anche tu, Massimo, l'anno scorso, e io sono andato a Sanremo quando diciamo aspettavo i ragazzi con perché Sanremo è pieno, e fra l'altro tantissimi siciliani, pieno di ragazzi che arrivano su sperando di incontrare un produttore, un giornalista, un discografico, per fargli ascoltare la propria cassettina, vengono con gli strumenti musicali sperando di esibirsi, perché credono che a Sanremo sia una roba che non esiste in Italia, ma che è a Austin, in Texas, dove tutta la città si fa musica. Sanremo non è così. Sanremo è, ti ripeto, un grande business, e quindi personalmente se io vado a Sanremo ci vado soprattutto per incontrare questi ragazzi che arrivano lì speranzosi e non hanno nessuno con cui confrontarsi. Quindi esatto. Sanremo allora, è solo uno show televisivo, non è più il festival della canzone italiana. Vedo annuire Silvia. Silvia, senti, intanto lo ricordiamo, è uscito questo singolo, si chiama Chagall. Posso chiederti che colore daresti alla tua voce, visto che parliamo di tele, di pittura? Che colore è la tua voce? È un arancio, guarda, un blu? Che colore è? Non ti permetto di dare definizioni tecniche a me stessa, perché no, un colore, diciamo. No, io voglio sapere un colore. Allora, il colore del sole. Il sole. Però mi voglio riallacciare anche a una definizione che mi ha dato ormai 23 anni fa il grandissimo maestro Sordi, Alberto Sordi, quando insieme in una trasmissione che si chiamava Tarattattà ci siamo messi a cantare insieme per i suoi 80 anni Mando vai, se la banana non ce l'hai, pezzo storico chiaramente. Fantastico. Per lui e per tutti. Come no. E lui mi disse in camerino, abbracciandomi, tu sei la Amalia Rodriguez, il fado in Italia. Io rimasi così, perché avevo 18 anni e mezzo, ero un'ignorantona cabron e non capii nulla, quindi andai a casa a studiarmi questa Amalia Rodriguez, e chiaramente per tutta la vita mi sono portata dentro questo eco che mi ha lasciato il grande Alberto, perché evidentemente aveva trovato questo nella mia voce, e io con grande gioia l'ho preso, insomma. E voglio rilacciarmi a quello che diceva prima, non per polemizzare, non per vispolemica, ma semplicemente perché quando qualcosa che viene detto è giusto, secondo me bisogna ritornarci sopra. E Red è stato sempre molto... molto lucido nelle sue analisi, molto attento al mondo della musica e anche alla musica legata al costume e a quello che avviene intorno alla musica, evidentemente. Ed è così, Sanremo è una magnifica macchina per la televisione, dove sono presenti tutti i meccanismi e si tiene conto di tutto, fuorché del peso specifico solo del brano, ma intorno al brano ruotano tante cose. Questo è vero. Ci dovrebbe fare riflettere, perché oggi più che mai c'è bisogno di musica vera, perché la gente è in crisi e perché è giusto che lavorino tutti su quel palco, ma soprattutto persone che fanno musica. Portare una persona che poi tornerà, come diceva lui, Kelly, a fare altro, è come togliere un posto a chi merita effettivamente di stare lì. Faccio un nome su tutti: Paolo Vallesi per me ha vinto Oro Mai Più. Per me Paolo Vallesi merita di stare sul palco dell'Ariston, perché comunque ha vinto un programma che concettualmente lo dovrebbe rilanciare, no? Quindi lì, certo, ci dovrebbe arrivare di default. Ecco, io lo dico, però, perché da Terrone altri posso parlare. Esatto, però io da Terrone ci tengo a dire che io vorrei tanto rivederti a Sanremo. Nicoletta, raccontiamo un po' di messaggi alla nostra Silvia, prego. Scrive: sei bellissima Silvia, sono d'accordo, quanto la Sicilia ha ispirato la tua musica. Poi Maria scrive: la tua esperienza a tale quale show? Aspetta però, prima allora di rispondere Silvia, Nicoletta, voi dovete sapere
che oltre ad essere un'amica alla quale tengo moltissimo ed è una persona che lavora con noi in questa esperienza, è una che fa sempre tante belle domande, per cui io a queste due ne aggiungerei una di Nicoletta. Nicoletta, ti prego, Massimo, ho bisogno di pensarci un secondo. Vai, pensaci. Vai Silvia. Guarda, la prima vorrei rispondere al fatto che tale quale show per me è stata una grandissima esperienza, una grande palestra e un modo anche per capire che dentro di me c'erano altre, c'era un eclettismo che poteva, appunto, partendo dal fatto di imitare altre voci, al fatto di entrare in altri campi, e da lì ho capito che potevo divertirmi anche con la conduzione, divertirmi con la radio, divertirmi con la televisione e perché no anche scrivere dei romanzi. Nel mio caso è stato un romanzo autobiografico, però chissà che non arrivino altri. L'altra domanda, Nicoletta, scusami che sono rinco. Il tale e quale? Quanto la Sicilia, esatto. Ah, perché mentalmente ti avevo risposto, anzi l'ho detto sì. Forse a bassa voce. La Sicilia è tutto per me, è tutto quello che io sono, il fatto che io gesticolo, il fatto che io sono caliente, il fatto che io ho una casa che è una casa aperta e sempre piena di amici. Come siamo noi siciliani, no? Chiunque viene subito si mette un caffè su, si offrono delle cose, c'è sempre generosità e quindi questa cosa me la porto da sempre, me la porto anche nelle canzoni, ho delle canzoni anche in dialetto, ho cantato in dialetto anche al teatro, alla Sala Umberto, quando ho cantato nella parte che recitavo appunto, dove era importante essere anche una cantante, quindi ho portato anche lì una nostra Rosa Balestrieri, che è chiaramente siciliana. So, Silvia, cosa hai cantato di Rosa? Tu lo dissi, catai all'assari, quella. Meglio la morti, canochi sto dolori. Sto dolori, ai, moru. Allora, la domanda di Nicoletta. Prego, Nicoletta. Sì. Allora, Massimo, riguardo il romanzo autobiografico di Silvia, La voce nel cassetto, se c'è ancora invece un sogno nel cassetto? Beh, se ti dicessi un sogno artistico, tradirei la parte mamma. Se ti dicessi solo la parte mamma, tradirei i sogni artistici puri e entrambi. Allora, dalli tutti e due. Vabbè, vedere le mie figlie felici è il mio grande sogno, ma non è nel cassetto, se lo dico tutti i giorni, e poi continuare sempre nella ricerca artistica a cui mi applico tutti i giorni, perché non è la destinazione che mi interessa, ma il percorso. Esatto, che bello. Senti, io non so se c'è ancora Red, prima di lasciare Silvia ai suoi impegni. Se ne andasse a telefonare alle sue amanti. Esatto. Non so. Il bello di Red è questo, lui c'è tutto, piglia e se ne va. Vabbè. C'è tanti amanti. Silvia, senti, piace. Questa è la domanda che ti fa Minutella alla Minutella. Ah. Quindi preparati, perché è la domanda più cazzara che miliardi di volte ti verranno fatta. E cioè, ma Luca, chi è? Guarda, sta casa, di chi era questa casa? Casa Minutella, era lì, dillo! Amico mio, guarda, no, era semplicemente in una serata molto carina di musicisti, di amici, a casa di Michele Zarrillo, è uscita fuori questa frase, ma che belle vibrazioni, che belle emozioni, e lì. Esatto. L'emozione di una casa dove si svolgono, dove ci sono delle cose semplici, ma per questo la semplicità non è banalità, per questo difficili. Diceva sempre mia nonna, sembra facile fare un buon caffè. Pensate. Allora, Silvia, puoi rimanere con noi qualche minuto? Ti va? Ti va? Sì. Ok, allora do il buon pomeriggio ad un giornalista conduttore delle Iene che ha scritto un libro, Filippo Roma. Ciao Filippo, buon pomeriggio, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a te tutti quanti. Grazie per essere qui. C'è con noi collegata Silvia Selemi, c'è collegata la nostra Nicoletta Lubui dalla redazione. Silvia è in questi giorni in radio con il suo nuovo singolo, si chiama Sciagalle, quindi Filippo, mi raccomando, anche tu fa un download e compra il brano di Silvia, mi raccomando. Non mancherò. Allora Filippo, intanto grazie per il tempo che ci dedichi. Oltre a condurre le Iene, a condurre le Iene, a fare il giornalista per le Iene, trovi tempo anche per scrivere libri. Vediamo la copertina del libro di Filippo. Ma come fai, Filippo? Qual è il segreto? Il segreto è che ho strappato il tempo ai servizi delle Iene, quindi ho scritto questo romanzo, che ne so, di notte negli alberghi, quando facevo le trasferte, in treno, quando tornavo da fuori, a casa la notte, insomma,
strappando il tempo qua e là, perché il lavoro da Iena è un lavoro complicato che ti porta via molto tempo. Come quindi no? Nel corso del tempo ho trovato il modo per scriverlo, insomma. Senti, boomerang, cioè perché, cioè boomerang, uno lancia un boomerang e poi ti torna indietro, cos'è che torna indietro a Filippo? Esatto, cioè ogni volta che nella vita compiamo un'azione un po' disonesta, fatalmente ci torna indietro, ed è quello che accade ai tre protagonisti di questo romanzo, Leo, Barbara ed Elena, che per raggiungere i propri obiettivi appunto compiono una piccola azione disonesta che fatalmente a un certo punto come un boomerang gli torna indietro. Sì. Senti, ma quanto ha inciso nella stesura del tuo romanzo l'essere una iena, quindi andare in giro a raccontare tutte le magagne? Cioè, ce n'è un po' della tua vita là dentro? Sì, sì, ce n'è. Fare la iena mi ha aiutato a scrivere questo romanzo, perché quando uno fa il mio mestiere si cala nella realtà e quindi incontra tipi umani di ogni tipo e quindi ti dà la possibilità di scandagliare nella psicologia delle persone. Quindi fare questo lavoro mi ha dato una mano per dipingere al meglio i personaggi di questo romanzo, no? Perché nulla, la realtà alla fine è il modello di riferimento principale per chi vuole scrivere romanzi, non c'è niente di meglio, e io sono quasi 20 anni che mi calo nella realtà di questo paese. Filippo, senti, da 1 a 10 quanto è nel caos l'Italia secondo te? Da 1 a 10? Diciamo 1000, 10.000, 100.000. Siamo, sì, purtroppo poi alla fine non è anche difficile ascrivere delle responsabilità o delle colpe, ma siamo nel caos, nel marasma in questi giorni più totale. Sì. Allora, è tornato Red Ronnie, Filippo, che è stato vittima di uno scherzo delle Iene, bello rock and roll, lo avete fatto incazzare, l'ho visto, avete fatto arrabbiare. Scusaci Red, ma lo scherzo è stato troppo divertente. È che in realtà è stato uno scherzo bilaterale, perché mi hanno detto, perlomeno la Giulia Innocenti mi ha detto, che è stata la prima volta nel mondo dove uno scherzo è stato spoilerato in diretta via Facebook, perché non è mai successo che uno, mentre riceve uno scherzo, accende la diretta Facebook. E difatti ho mandato nel pallone tutti, perché loro, che avevano un copione da seguire in base a chiaramente anche le mie reazioni, tutto si aspettavano tranne che di vedere io che arrivavo ed ero in diretta Facebook. Quindi e quando quello delle Iene ha visto che ero in diretta non sapeva più cosa fare, perché stava zitto, diceva, ma non si bussa per entrare dopo un po', perché non sapeva più cosa dire, perché dice adesso che cazzo faccio. E quindi io non sapevo, perché dico bene, bambino che è stato meraviglioso, perché è stato un cortocircuito mediatico che non c'era mai stato prima nella storia, quindi esatto. È storia della TV e della comunicazione in generale, bellissimo, perché mentre si svolgeva lo scherzo c'era gente che spoilerava, quindi veramente questo ha dato alla cosa un tocco magico, meraviglioso. Allora, facciamo rivedere la copertina del libro di Filippo, che si chiama Boomerang, lo trovate in libreria. Filippo è stato anche recentemente in Sicilia per presentarlo, edito da Romanzo Salani, è un romanzo scritto da Filippo Roma, e dentro ci trovate anche un po' della iena che c'è in lui. Silvia, posso chiederti che canzone avresti voluto cantare tu, che non ti hanno mai dato, che però tu hai sentito cantare da qualcun altro? Dici, cazzo, questa l'avrei voluta cantare io. Heaven, I'm in heaven. Questa. Che bello. Proprio questa. Vogliamo proprio bassi. Questa. Vogliamo bassi, Silvia. Lo so, ma se devi sognare, amore mio, giusto, non si può giusto. Mi sembra giusto. Papà, no, non dico niente, giusto. Perché qualsiasi canzone dico la sminuisco adesso rispetto a quella. Sì. Ma insomma, bisogna sognare e sognare bene, seriamente. Filippo, posso chiederti se è più difficile scrivere un libro o stare assiepati ad aspettare la vittima che poi arriverà ai tuoi microfoni? No. Per tutta la vita è difficile e faticoso aspettare la vittima, perché a volte aspetti anche 14, 15, 16 ore e lì veramente hai un rapporto con la vita che diventa zen. È un'esperienza quasi onirica aspettare una persona per ore a sua insaputa. Esatto. È un'esperienza letteraria, quasi come scrivere un romanzo. Esattamente. Red, ti vedevo borbottare. Tale quale show, e non lo sa, perché tale quale show aspetti anche 20 ore di trucco, potresti già essere pronto con questa pazienza, ecco, che c'hai. Voglio raccontare a Filippo, a proposito dell'attesa, che una volta io arrivai nello studio mio del Roxy Bar
è arrivato Ghione per darmi il tapiro. E, al che era un gioco, perché poi sono amico di Ricci. Al che, dopodiché, Ghione mi ha detto: ho aspettato 2 giorni qui fuori. E io ho chiamato Antonio Ricci e gli ho detto: ma Antonio, ma sei scemo, cazzo, mi dici che mi portano, mi faccio trovare, cioè non fai aspettare 2 ore. E lui ha detto: no, va bene così, così quando la preda arriva hanno tanta fame, la zannano. Ma certo, ma quello è il gusto, cioè è la fatica dell'aspettativa, dell'attesa, che poi rende tutto più vero. Andiamo da Nicoletta, che avrà qualche domanda per Filippo, domanda e poi mi sa, vi lascio. Prego. Sì, intanto Massimo, fioccano i complimenti per Filippo, e io mi, insomma, mi aggrego a questi complimenti. Grazie. Grazie. Allora Giorgia scrive: Filippo, ti adoro, sei fascinoso. Wow. Qual è il segreto per essere una brava iena? Poi Valeria scrive: qual è il servizio più complesso, più difficile che hai fatto? Allora, il segreto per essere una brava iena è essere se stessi, con i propri difetti, le proprie qualità e i propri pregi, quindi essere naturali, questo è il segreto. Poi il servizio più complesso che ho fatto è stato sicuramente una cosa che ho fatto 2 anni fa sulle false restituzioni dei parlamentari dei 5 Stelle, il famoso servizio Rimborsopoli, che fu un'inchiesta molto complessa, ma che ci diede molte soddisfazioni, perché comunque la facemmo anche durante la campagna elettorale, quando dimostrammo che alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle facevano finta di restituire parte del loro stipendio, ma in realtà se lo invertavano e se lo tenevano in tasca. Scoprirlo è stato difficile, ma quando l'abbiamo fatto ci ha dato grandi soddisfazioni. Filippo, ti saresti mai immaginato di dover rincorrere un vescovo? Guarda, quando uno fa la iena è pronto a tutto. Certo, rincorrere un vescovo... Uno pensa che il vescovo rappresenti il massimo del bene, no? Dell'amore, esatto, verso il prossimo. Esatto. Il pastore. Sì, il pastore, uno a cui rivolgersi quando si è in difficoltà, uno che impronta la sua vita sull'amore. Invece quando scopri che un vescovo è il primo a comportarsi male, come il peggiore degli imprenditori, licenziando ingiustamente delle persone, dici: ma porca miseria, ma può essere vero? Però quando fai la iena scopri questa cosa, che la realtà supera l'immaginazione, sempre e comunque. Questo accade anche nel tuo libro? Nel mio libro accade anche questo, perché accadono dei colpi di scena inimmaginabili che però alla fine nella vita succedono veramente. Allora, prima di salutarvi, ricordiamo un paio di cose. Chagall in tutte le radio, in tutte le piattaforme digitali, Silvia Salem è tornata con la nuova musica italiana. Viva la buona musica italiana! Grazie Ale, sempre, per essere stati con noi, e ti auguriamo tutto il meglio possibile. Grazie Silvia, baci. Grazie. Ciao Silvia. Red Bull invece è tornato online con il suo Barone Rosso e poi We Have a Dream il martedì, e poi eccolo là con una bella luminaria di Lodola, una bella installazione di Lodola. Red, ricordiamo i tuoi appuntamenti. Beh, i miei appuntamenti sono semplici. Io il sabato sera, io faccio 3 dirette alla settimana. Vai. Il sabato sera dalle ore 22 a mezzanotte con Let's Spend Saturday Night Together. Il lunedì il premiato circolare del Barone Rosso. Il martedì faccio We Have a Dream. Il tutto in diretta sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, su redronny.tv, sulla homepage di optimagazine.com, e quindi sono un po' dovunque nel web. Ogni tanto appaio in televisione, tipo degli scherzi improbabili che mi fanno le iene con la complicità di mia figlia, è lì che mi hanno fottuto, e poi basta. Ciao Red, Barone, ci vediamo la prossima settimana, ti aspetto, ciao, in bocca al lupo. Ciao. Filippo, grazie intanto per il tempo che ci hai dedicato, perché so che sei impegnatissimo, raccontaci un po', ci dai qualche anticipazione sulle iene che vedremo. Non posso darle, perché sai, quando do anticipazioni è come dare un vantaggio alle persone che sto cercando. Giusto, hai ragione, quindi, chiedo venia, hai ragione. Non posso darvele, che sono dare un vantaggio a chi sto cercando. Però e una cosa che puoi fare è portare i nostri saluti ai miei fratelli Conterroni, Ismaele Lavardera e Cristiano Pasca, almeno grandi. Questo lo puoi fare. Questo con grande piacere, anche perché l'ho incontrato recentemente nel mio tour siciliano per il libro Boomerang, quindi sono stato con loro una sera, la settimana scorsa, quindi... Comunque li risentirò e li porterò i tuoi saluti sicuramente con grande piacere. Filippo, senti, Pino Caruso, artista che ho amato follemente, ti lascio, ha scritto un aforisma, ascolta. In Sicilia c'è tutto, è il resto che manca. Secondo te?
Penso che sia illuminante, esattamente così, è la sensazione che hai ogni volta che vai in Sicilia, questa terra meravigliosa, che era la terra del dio Vulcano, come raccontava Omero, c'è tutto, c'è veramente tutto. E però Grazie il problema è Filippo. che Grazie di cuore per il tempo che ci hai dedicato. manca. Grazie a Boomerang è voi. libro, cercatelo. Ti abbraccio forte, viva le Iene, buon lavoro, grazie mille, Ciao, a presto. grazie. Ciao, 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 ciao. Andiamo da Nicoletta prima di chiudere. Nicoletta, Massimo, allora. davvero tantissimi complimenti per Filippo Amato, tant'è che in tanti hanno chiesto se è impegnato Filippo e risponderà un'altra volta il nostro amico Glielo Filippo. chiederemo la prossima volta, anche perché pare che facciamo adesso agenzia di coppie, là com'è, quelli che si incontrano, no? Va bene. Allora, Nicoletta, ricordiamo gli appuntamenti della prossima settimana, quando torniamo in diretta. Assolutamente sì, ci rivediamo, ci risentiamo martedì e giovedì prossimo a partire dalle 14:45 in diretta qui dalla pagina Casa Minutella, dalla pagina blogsicilia.it, poi sul canale 16 Video Regione e poi ricordo sempre il numero WhatsApp 377 43 88 137 per interagire con noi. Mi raccomando, utilizzate anche la pagina Facebook di blogsicilia.it. A proposito di questo, grandi discussioni riguardo l'argomento cinema, teatri e chiese aperte. E se sei d'accordo, Massimo, ne leggo proprio due, qualcuno. Vai, vai, Rocco vai. scrive: assurdo che i cinema e i teatri siano chiusi, nonostante non mi sembra ci siano stati focolai tra gli spettatori negli ultimi tempi, mentre in chiesa si può andare tranquillamente. Tra l'altro, più frequentate dagli anziani, come vi spiegate questo diverso trattamento? Poi Sabina Meli scrive: nella considerazione che in entrambi i luoghi vengono rispettate le normative, non era necessario chiudere né l'uno né l'altro, ma le chiese sono aperte, ci sono restrizioni nelle cerimonie e francamente spero che si continui a celebrare la messa. Ma poi sono veramente tanti, tantissimi messaggi riguardo questo argomento. Grazie Nicoletta, ci vediamo allora martedì della prossima settimana. Prima di chiudere vi ricordo che l'appuntamento in differita è dalle 18 alle 20 su Radio Fantastica, gruppo RMB. Salutiamo tutti gli amici di Radio Fantastica. Grazie Emanuele Cammarata che oggi ha fatto gli straordinari. Grande Manu, oggi è rock and roll. Grazie anche a Federico Del Popolo e poi grazie al nostro editore visionario, pazzo folle, Biagio Semilia. Grazie a Walter Giannò dalla redazione, al nostro direttore Maglio Viola. L'appuntamento per quanto mi riguarda è fissato a martedì prossimo alle 14:45 in contemporanea su blogsicilia.it, Video Regione, canale 16 e digitale terrestre. Passatevi un buon weekend, mi raccomando, mascherina, distanziamento sociale, lavamo ogni mano e proviamo a stare bene. Dio vi benedica, sigla, ciao!